ragazzi, vi ringrazio tutti voi presenti, per me è davvero un piacere immenso vedervi, ringrazio le istituzioni, in particolare il Comune di Chieti che ha dato il patrocinio a questo evento, qui validamente rappresentato, la consigliera Elisabetta Fusilli, ringrazio tutti voi presenti, le associazioni che hanno loro in primis voluto organizzare questo evento di particolare importanza, perché parleremo di autismo e in generale diciamo di disabilità certificate in relazione al contesto degli edifici che accolgono diciamo quindi studenti, con un particolare focus su quella che è la parte formativa e sul ruolo fondamentale che devono assumere gli educatori, ma anche gli studenti che sono presenti all'interno delle scuole, che aggiungiamo devono essere sicure. Questo è ciò su cui puntiamo anche nell'evento di questa sera. Siccome è già tardi e vi ringrazio per essere qui presenti, non tolgo altro alla fase delle presentazioni e passerei subito la parola a Sara Cappellone, che ci parla di un'esperienza che lei sta portando avanti, che noi in realtà stiamo portando avanti ad Atessa. Lei dirà molto di più, ma partiamo subito diciamo dal cuore di quello che è l'obiettivo. Senza formazione non ci può essere educazione in tutti i sensi, anche civica, sociale e in generale, quindi il ruolo degli educatori e appunto degli studenti, come dicevamo prima, diventa fondamentale nel momento in cui bisogna avere una sensibilità speciale, che è quella che l'argomento principe di questa giornata richiede. Quindi lei ci rappresenterà quella che in gergo si potrebbe chiamare una case history di successo, almeno noi la vediamo così, e sulla quale andremo nel futuro a rilanciare, perché ci crediamo tantissimo, perché possa fungere da esempio per altri casi come il suo. Passo la parola a lei, grazie a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti, ringrazio ovviamente l'ingegner Michele Suliani per l'invito e tutti i relatori presenti qui con me. Io sono la presidente dell'associazione Formamentis e svolgo l'attività di educatore professionale presso il servizio per le dipendenze patologiche della ASL Lanciano Vasto Chieti. Dal 2014 al 2017 sono stata assessora alle politiche sociali del Comune di Atessa e grazie a questa stupenda esperienza, una vera e propria lezione di vita, ho riscontrato delle esigenze territoriali che mi hanno portata insieme ad un gruppo di ragazzi a creare Formamentis. Formamentis nasce in un contesto socioculturale molto particolare, in una zona industriale dove il profitto, i numeri, il lavoro ha fatto sempre da padrona, no? È un'area territoriale molto vasta dove confluiscono vari comuni, non solo Atessa, quindi parlo di Altino, Archi, Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria in Baro, quindi un'area territoriale molto molto vasta dove però mancavano dei contenitori culturali che potessero in qualche modo aggregare i ragazzi. Da noi nella nostra zona industriale non c'era nulla se non la parrocchia piuttosto che la scuola, che vi dico non ha neanche molti giorni di rientro pomeridiano, ce ne sono solo due. E quindi mi arrivavano delle richieste da parte dei genitori, i nostri nonni non stanno più a casa perché la maggior parte di loro lavora e questi ragazzi stavano a casa da soli, spesso si organizzavano i compiti da soli, c'erano tutta una serie di distrazioni, no? E chiedevano di poter attivare un servizio come quello che poi grazie a Dio è nato. Allora, finita l'esperienza di assessore, insieme ad un po' di ragazze ci siamo un po' così incontrate, ci siamo viste, abbiamo cominciato a pensare a come potevamo dare vita a un'iniziativa simile, con tante difficoltà e tante paure, soprattutto perché non abbiamo avuto il sostegno di nessuno, quindi un'associazione nata grazie alle nostre forze. E successivamente però agli imprenditori della Val di Sangro che ci hanno sostenuto e ci continuano a sostenere perché credono fortemente in questa iniziativa. Formamentis quindi è presente in Val di Sangro e svolge attività quotidiana per i ragazzi di sostegno alla didattica, aiuto compiti, ripetizioni private, laboratori manuali e creativi dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.30. Siamo lì, accogliamo i ragazzi, con noi socializzano in maniera sana.
sembrano tutte cose scontate quelle che dicono, dici mamma mia che si è inventata, in realtà questa è la rivoluzione educativa di cui noi abbiamo bisogno oggi. E quindi sono convinta, perché oggi ne sento la richiesta che mi arriva sia dai sindaci del territorio che da altre associazioni che vogliono insieme a noi aprirsi a questa modalità di intervento quotidiano anche per altri settori, come dicevo prima al dottor Dario Verzulli, rispetto per esempio alla disabilità. Siccome io sono convinta che non tutti possono fare tutto, ho alzato un po' le mani, prima dicevo al dottor Verzulli, dicendo che in Val di Sangro c'è bisogno anche di fare attività per la disabilità, cioè oggi noi non abbiamo grandi alternative, anche lì i ragazzi dopo la scuola sono allo sbando, non hanno più un luogo diciamo di inclusione sociale dove poter passare il loro tempo, a parte l'ANFAS che fa tantissimo, ma anche loro con tante difficoltà. Quindi abbiamo aperto anche un tavolo tematico dove oggi confluiscono Confindustria, ente d'ambito sociale numero 12, Sangro Aventino, tutte le associazioni di promozione sociale, perché da lì vorremmo partire per capire come poter unire questo territorio attraverso due interventi. Quello dell'educazione pomeridiana, quindi con attività come Formalensis, che dovrà continuare a esistere, ma per forza di cose dobbiamo trovare un modo per far sì che questo esista, cioè le famiglie oggi si sono autofinanziate, noi le ringraziamo quotidianamente, gli imprenditori ci hanno creduto, però dobbiamo in qualche modo trovare una quadra a tutto questo, perché anche da parte di un presidente, penso che questo lo viviamo un po' tutti quelli che vivono il mondo associativo, cioè chiedere ogni anno gli sponsor alle aziende, andare a bussare eccetera, diventa logorante. Quindi questo tavolo tecnico serve proprio per cercare in qualche modo di trovare una quadra. Noi non chiediamo milioni di euro, ma chiediamo che qualcuno ci creda e che in qualche modo si strutturi un intervento proprio mirato, tecnico, fatto in maniera sensata, quindi non a spot. Con tante difficoltà portiamo avanti una serie di iniziative che io ci tengo a promuovere, perché le attività manuali, creative, tutto quello che noi facciamo con i bambini, con i ragazzi, e la socialità, proprio quella sana di cui vi parlo, è anche l'unico strumento per allontanare oggi le devianze. Cioè, io che lavoro nel campo delle dipendenze, ricevo oggi gli ultimi studi proprio scientifici dove lo strumento di contrasto e di prevenzione alla devianza è la narrativa, il contatto con la natura, la creatività, la coltivazione di una passione, no? Sono cose che appaiono, se vogliamo, scontate, ma in realtà forse ce le siamo un po' dimenticate, perché viviamo in una frenesia quotidiana che ci porta a correre, ma non sappiamo dove stiamo andando, e lasciare poi per strada tanto, che in realtà è quello che ci serve per contrastare tutto quello che viviamo. Non è che questa vuole essere una fotografia negativa, anzi io ci vedo tantissimo da poter fare, cioè sono positiva rispetto a quello che potrebbe essere il futuro, no? E voglio immaginarlo, un futuro, il presente e il futuro, voglio immaginarlo in maniera sana e positiva, perché sono sicura che le associazioni sui territori possono fare tanto se le amministrazioni e le istituzioni ci credono. Insieme, non coltivando ognuno il proprio orticello, si possono raggiungere grandi risultati. Per questo è nato anche il tavolo tecnico. E rispetto alle attività che continuiamo a portare avanti, per esempio con Formamentis, un'altra delle innovazioni, se vogliamo, di questa associazione è stata quella delle consulenze educative per l'utilizzo del tablet. Il tablet piuttosto che insomma cellulari, eccetera, perché le famiglie ci chiedevano aiuto perché non riuscivano ad imporre una regola o un tempo ai propri figli. Allora, questa per me è l'innovazione di cui dobbiamo iniziare a parlare e per cui ci dobbiamo cominciare ad interrogare. Cioè, qua non c'è bisogno di fare chissà quale progetto o chissà quale mastodontica struttura di tipo sociale, okay? No, qua c'è bisogno di tornare ad aiutare le famiglie a farsi rispettare in quanto famiglia e a ridare un ruolo alla famiglia.
E niente, io sono qui oggi perché le criticità sono tante, le difficoltà sono tante, ma poi il contatto con i ragazzi, i loro progressi, la costanza, cioè tutto quello che vedi che poi riesci a portare avanti, i loro progressi, cioè i ragazzi che venivano non sapevano leggere e dopo un anno leggono benissimo, perché comunque non è che avevano problematiche specifiche cognitive, semplicemente non erano costanti. Non stavano il pomeriggio sui libri, oppure facevano i compiti la sera, mezz'ora con la mamma, velocemente, la dobbiamo fare i compiti perché uscire piuttosto che devo andare là, ho una commissione da fare, piuttosto che altro. Io in primis mi sono ripromessa che devo rallentare. Chi si spende in qualsiasi tipo di attività spesso rinuncia a tanto, rinunciamo ai nostri impegni familiari, rinunciamo a un sacco di attività che sono fondamentali, quindi ogni tanto dobbiamo pensare che la lentezza ci salva la vita. E io vi saluto così, sperando che nel futuro qualcuno creda maggiormente in questo tipo di iniziative, che la politica in genere, cioè quindi che le istituzioni diano maggiori responsabilità, cioè si affidino di più alle associazioni, perché nel tempo che si è fatto, si è dato tanto agli enti d'ambito, cioè tutto quello che è il servizio, no? E che tanto di cappello, cioè mica sto dicendo che i servizi li dobbiamo annullare e dobbiamo dare risorse alle associazioni, però l'associazione ti tiene le fila del territorio e quindi fa rete. Senza l'associazionismo e senza il credere in quelle risorse che hai sul territorio, ci ritroviamo poi a pagare lo scotto della società che viviamo. Quindi mi auguro che Formamentis cresca, vi invito a consultare su YouTube, cioè proprio potete digitare Associazione Formamentis e lì vedete tutte le nostre iniziative, o anche sulla pagina Facebook. Vi ringrazio per avermi ascoltata, portate insomma, se volete insomma, Formamentis in giro per la provincia, per la regione, fateci conoscere, perché siamo convinti che il nostro modello si possa ripetere in più città. Grazie e buonasera a tutti. Grazie a te Sara, per questo momento fateci quello che volete. No, io effettivamente sono stato più di mezz'ora seduto un giorno lì da loro in mezzo a questi bambini e li ho osservati in un angoletto nascosto e ho visto che in effetti, come le dicevo giustamente, non si sono inventati nulla, hanno creato uno spazio molto utile alle famiglie ovviamente, nel quale però c'è un'attenzione, una forma di tutoraggio particolare che va oltre quella scolastica. E l'attenzione noi vorremmo estenderla, quindi con progettualità future, anche la nostra presenza qui oggi vuol dire che c'è qualcuno che si sta, ovviamente, lo vedete anche voi, interessando molto al tema, non soltanto chi ha bisogno in via generale, ma anche con diciamo, attenzione specifica a chi ha particolari esigenze. Ringrazio tra l'altro anche Leo D'Angelo, che ho visto venuto e si occupa anche lui di un'altra forma di attenzionare, che è l'Alzheimer, e non soltanto, anche parlato di autismo. E veniamo all'argomento, diciamo, a quella forma particolarità che oggi tutti vediamo come da attenzionare, e cioè la sensibilità verso alcune forme che hanno più bisogno di attenzione. E quindi passo la parola a Dario Verzulli, che è il presidente dell'associazione Autismo Plus Onlus, che ci parlerà di autismo in varie forme e sotto vari aspetti. Grazie. Grazie a tutti voi. Io mi aiuto con una presentazione, che non so come far partire qua. Vediamo se così la presentazione, oltre ad aiutare me, aiuta voi e aiuta tutti a fare tutto con estrema rapidità. Quindi mi sono imposto un tempo al massimo di 20 minuti, così cercherò di non annoiarvi. Intanto, mentre la facciamo partire, vale la pena dire che le considerazioni fatte dalla dottoressa Sara Cappellona sono assolutamente condivisibili anche per la disabilità estrema come quella dell'autismo. A tutto quello che loro hanno avviato insomma, con la loro esperienza, basta semplicemente aggiungere un operatore qualificato, cioè laddove esistono strutture di questo tipo, se vengono diciamo, integrate, arricchite da personale qualificato, anche un ragazzo, anche un bambino, anche un adulto con autismo può partecipare e quindi automaticamente essere integrato.
Sono anch'io felice della presenza di Leo, perché abbiamo passato una splendida mattinata quest'estate al mare a discutere di autismo, di Alzheimer, di servizi sanitari e sociali integrati, quindi sono davvero soddisfatto, diciamo, di questa platea. Allora, dunque, io vi presento una panoramica molto veloce su quello che è stato fatto dalla nostra associazione, perché riteniamo che la base fondamentale per tutte le famiglie che vivono l'autismo, ma tutte le disabilità, è essere coscienti dei propri diritti e dei propri strumenti. Molto spesso ci troviamo di fronte a organismi, strutture deputate alla determinazione dei, diciamo, dei servizi che servono ai nostri figli, non sanno manco loro da cosa cominciare, oppure se lo sanno sono in difficoltà perché non capiscono come gestire queste situazioni. A questo evento ho invitato diverse famiglie, Michele, che con noi hanno condiviso esperienze anche importanti, cioè molte di queste persone sono transitate per la prima volta nella loro vita all'interno del tribunale per vedersi riconosciuto dei diritti, quindi abbiamo fatto delle sfide davvero importanti. Altri ambiscono a fare altrettanto, perché purtroppo, nonostante i tanti, diciamo, riscontri, non riescono ancora a vedere riconosciuto tutto questo. Va bene, partiamo con la presentazione. Allora, intanto noi siamo Autismo Abruzzo Onlus, siamo una comunità, un gruppo di famiglie, di 180 famiglie, cresciamo tutti i giorni, quindi siamo tanti per l'autismo, perché l'autismo fortunatamente non è così diffuso come altre situazioni. Siamo abbastanza radicati nella nostra regione, come vedete, le aree dove non sono presenti i puntini, perché non c'è tanta popolazione, o comunque sono aree che andremo presto a colonizzare. E abbiamo una particolarità, dunque intanto ci trovate, tutte le informazioni sulla nostra azione la trovate sulla nostra pagina pubblica, grazie a Facebook noi riusciamo ad essere particolarmente presenti e ad informare puntualmente quello che riusciamo a fare. Ad esempio, se andate sulla pagina troverete l'ultima decisione del Tribunale di Teramo, che ha accolto totalmente la richiesta di presa in carico un ragazzo adulto Asperger per un servizio riabilitativo specifico, compagno adulto, cioè questo ragazzo ha diritto, secondo la decisione del giudice, ad avere un accompagnamento in alcune ore della sua giornata per attività specifiche. Sì, scusate, sì. Giustamente Michele mi dice, se doveste insomma, avere bisogno di altre informazioni, me lo chiedete. Asperger è una parte dello spettro con autismo ed è, diciamo, quello non più caratteristico, ma è quella parte che spesso contiene determinate abilità non possedute dal resto dello spettro, ma allo stesso tempo ha bisogno in alcuni casi di un'assistenza, di un aiuto, di un supporto. Spesso è quello più difficile da individuare, è quel ragazzo che magari apparentemente può sembrare normale e poi magari ha dei comportamenti estemporanei difficilmente comprensibili, quindi sono anche difficili da individuare, come lo sono generalmente tutte le persone afferenti allo spettro con autismo. Però insomma non vorrei andare troppo nel tecnico, era giusto per... Quindi la pagina è uno strumento che ci permette di condividere tutte queste informazioni, ma di essere anche punto di ascolto di tutte le famiglie che vogliono avere informazioni. Poi abbiamo anche un sito, autismo.it, dove mettiamo informazioni specifiche, dove eroghiamo anche dei servizi particolari come consulenza, ascolto, eccetera. Ma quello di cui siamo particolarmente fieri è la nostra batteria di volontari. Abbiamo 13 persone che hanno deciso di metterci la faccia, alcune sono presenti qua in sala, sono i nostri emissari, sono le nostre orecchie e i nostri occhi sul territorio, sono quelle persone che ci permettono di essere presenti, non dico H24, ma insomma su ogni necessità di essere sempre a disposizione, alcuni con connotazioni professionali molto spiccate, molto particolari, altre comunque veramente disponibili e inseriti in questo settore, quindi loro sono i nostri referenti sul territorio. Io vivo e lavoro all'Aquila, coprire l'intera regione sarebbe per me impossibile, quindi loro mi aiutano in tutto questo. E per aiutarci nella divulgazione dell'informazione abbiamo anche una rivista che si chiama Autism & Co, che è a disposizione di tutte le nostre famiglie, ma anche di tutti coloro che intendono, per esempio, divulgare e informare. Invito Sara, ma anche Katia Leone, tutti quanti voi, chiunque volesse, avesse un'idea da condividere, un percorso, un racconto, qualcosa, cioè la nostra rivista è a disposizione di chiunque voglia diffondere un concetto nuovo, comunque aprire, insomma, un'attenzione, uno scenario.
perché serve anche questo, lo divulghiamo nelle scuole ed è disponibile sul sito, e abbiamo riscontrato questo essere un ottimo strumento. C'è una particolarità che recentemente abbiamo fatto partire, che pochissimi di voi conoscono. Abbiamo scoperto che nella maggior parte delle persone con autismo, oltre il 50% della disabilità grave in genere, non riescono a fare una visita oculistica, perché secondo me un minimo di collaborazione, un minimo di interazione con la strumentazione e con l'oculista, è difficile capire se un bambino o un ragazzo possa avere delle difficoltà. Abbiamo scoperto, grazie a una collaborazione con il professor Sabetti e con l'associazione che è una vista d'Aquilotto, che è un'associazione aquilana, che esiste uno strumento, un autorefrattometro binoculare portatile, che è in grado, come nel fare una foto, di capire se l'utente può avere o meno delle difficoltà visive. E questo praticamente ci sta dando, diciamo, grande soddisfazione, perché siamo riusciti a, grazie a questo strumento che vedete, che è una vera e propria macchina fotografica un po' più grande, di fare uno screening visivo molto accurato, che individua l'80% delle anomalie visive di questi ragazzi, che altrimenti non avrebbero nessuna possibilità di avere diciamo, un'indicazione sulla qualità della vista. Ovviamente quando c'è una grave anomalia vanno attenzionati ulteriormente, e quindi vanno fatte altri approfondimenti, però insomma già con questo esce fuori uno scenario importante. Qui ci sarebbe un video che vi mostrerebbe come funziona il macchinario, ma insomma lo saltiamo, anche perché non credo che possa funzionare. Informazione e formazione sono gli strumenti fondamentali per tutelare diciamo, le persone che vivono una condizione disagiata. Se tu sai che cosa ti spetta e come ottenere questi servizi, riesci a difenderti meglio, allo stesso tempo riusciamo a costringere le istituzioni ad essere più qualificate e più efficienti. Se sai cosa chiedere, costringi l'altro a erogare quello che serve. L'autismo, lo dicevo prima con alcuni di voi, è in una fase di particolare rivoluzione, tutto sta cambiando ed è tutto molto repentino, ma negli ultimi anni ci sono state evoluzioni normative importanti, come la legge 134 del 2015, i nuovi LEA che hanno modificato l'approccio, e una regolamentazione specifica della regione Abruzzo. Qui ho fatto un elenco, ma andiamo. Questo è il DPCM del gennaio 2017 che approva i nuovi livelli essenziali di assistenza sanitaria. Cioè, da un certo punto, dal gennaio 2017, le persone con autismo hanno il pieno diritto di avere percorsi riabilitativi specifici garantiti dalla normativa nazionale, sanitaria e anche locale. Questo concetto, che può sembrare banale, non è ancora purtroppo così diffuso, noto alle famiglie e alle strutture che devono erogare servizi di questo genere. Questo è l'articolo 60, appunto, che dice le cose che ho appena detto, quindi è scritto nero su bianco, è un diritto ed è ineludibile. Questo schema vi permette di capire qual è stata l'evoluzione normativa di tutto questo, quindi diciamo che c'è un vuoto assoluto nella storia. Viene rotto nella nostra regione dalla legge regionale 92 del 97, cioè la regione Abruzzo, nessuno lo sa questo, ma è stata la prima regione in Italia a dotarsi di una legge regionale che riconosceva trattamenti specifici per l'autismo anche di tipo intensivo 20 anni fa. Ora, se andate a sfogliare su Google, su internet, troverete tante regioni che si fregiano di essere stata la prima regione a aver fatto la legge, in realtà arrivano con 20 anni di ritardo. Però è una cosa di cui la nostra regione deve essere assolutamente piena. Poi dal 97, ci sono 20 anni di vuoto, arriviamo al 2013, dicembre 2013, questa macchia bianca qui, che è il decreto 107, è il recepimento della legge del 2000, quindi dopo 13 anni, e fa partire finalmente i VUO e l'UVM. Cioè, chi di voi ha avuto un'esperienza nei distretti è quel luogo dove si va a chiedere una serie di cose dove non si capisce come funziona, cioè una serie di difficoltà. Quello è VUO, UVM e il distretto. E subito dopo, nell'ottobre del 2013, il neo ministro Lorenzin annuncia la nascita della legge, quello che poi diventerà la 134, e inizia a 2 anni questa macchia blu che vedete, è la nascita del diritto per le persone con autismo. Subito dopo l'approvazione della nuova LEA, il puntino rosso è, diciamo, dove siamo arrivati noi, dove siamo intervenuti, e sono gli 11 ricorsi di proposte, di cui 9 accolti, 2 abbiamo pareggiato, ma insomma continuiamo su questa azione. Siamo riusciti a far comprendere alle istituzioni locali, regionali, che questo era un diritto inviolabile che andava assolutamente, diciamo, trovata una soluzione. E nacque
finalmente nell'ottobre 2017 questo DGR 437-2017, cioè è una regola che la Regione Abruzzo si è data per rispondere adeguatamente, almeno sulla carta, a quello che veniva imposto dalla legge, nazionale. Tutto questo dovrebbe essere calato sul territorio. Se voi andate a vedere cosa prevede l'agenzia sanitaria, le strutture diciamo pubbliche, un sacco di belle parole, potenziamento, assistenza domiciliare, integrazionale, tutte belle parole che l'amico di Michele Leo D'Angelo conosce, ma poi di fatto praticamente rimangono tante belle parole inserite in un punto e basta. I distretti sanitari dovrebbero procedere per ammissione a cure residenziali, riabilitazione, hospice, assistenza domiciliare integrata e le valutazioni OVM. Ciascuno di voi, se ha avuto esperienza diretta, è un calvario, nel senso che tempi d'attesa lunghi, difficoltà nell'approccio, insomma sono problemi che viviamo tutti quanti. Tutti coloro che hanno la brutta esperienza prima o poi di transitare all'interno di queste strutture hanno delle difficoltà marcate. Parlavo con alcuni di voi, addirittura c'è il diniego del diritto di fronte a determinate evidenti necessità, cioè si afferma che per la prescrizione dell'attività residenziale per un adulto con autismo, con una famiglia monogenitore, ci sia il vincolo dell'età della madre o del papà. Se la mamma non è troppo vecchia, tuo figlio non può essere inserito in attività residenziale. Questa è pura follia, non esiste una regola di questo tipo. Quindi, perciò la famiglia informata si può tutelare meglio e può costringere la pubblica amministrazione a rispettare il diritto. Se non lo sai, diventi una pallina che passi la tua vita, la tua esistenza a sbattere a destra e a sinistra. Questa è una cartina che vi permette di far capire, le aree verdi, i cerchi verdi sono le strutture, le zone dove esistono i servizi qualificanti per attività diciamo di centri diurni, le aree gialle sono quelle che noi ipotizziamo possano essere colmate appena possibile con punti di riferimento di strutture. Ovviamente ci sono tante aree non coperte e coincidono con le necessità che evidenziava prima Sara, che possono essere assolutamente sovrapponibili, possono essere integrate per attività specifiche, per la disabilità grave, per l'Alzheimer, per gli adulti, per un po' tutto. Come si accede alle prestazioni? Cioè, chi ha un problema di questo tipo, cosa deve fare? Ci sono delle norme stabilite, sono quelle che citavamo prima, cioè il decreto 107, l'applicazione di questa regola, di questa DGR 437 e così via. L'unità di valutazione multidimensionale, l'UVM, che è regolamentata da questo documento, stabilisce forse come non mai, come non altre regioni, quella abruzzese, qual è la modalità con cui intervenire e valutare queste cose. Purtroppo, cioè, se un genitore, se una famiglia conosce a menadito, queste sono 10-15 pagine, se le impari a memoria, tu riesci a confrontarti con il dottore dell'UVM e a pretendere il rispetto delle regole. Se tu non lo sai, diventi diciamo vittima di un sistema che non funziona. Quindi invito tutti a documentarsi su questo. Mi pare di aver compreso che tutta questa serata sarà comunque prima o poi disponibile, e comunque queste informazioni noi le rendiamo a tutti coloro che ci si metteranno in contatto con noi. L'UVM specifica in dettaglio ciò che va fatto, quindi dovrebbe essere quella struttura che ti prende in braccio, che ti dà esattamente la lista delle cose che ti spettano e ti dice dove devi andare e cosa devi fare. Sulla carta è così, nel concreto non è affatto così. Stabilisce anche dei limiti, espone delle condizioni particolari, per esempio stabilisce che il distretto e il PUA e l'UVM sono assolutamente obbligati a verificare che le prescrizioni eventualmente fatte siano state effettivamente erogate entro 30 giorni. Nel caso in cui questo non viene effettuato, cioè se il servizio non è garantito, è direttamente il distretto, la struttura pubblica che deve intervenire e verificare per quale motivazione non è stata erogata la prestazione, cosa che non accade proprio. Però questa è la regola, ed è scritto lì nero su bianco, noi non abbiamo inventato nulla, abbiamo semplicemente studiato ciò che esiste da diversi anni. Questa è la frontespizio della delibera 437 che vi ho citato, che diciamo è il documento finale della rivoluzione in atto nella nostra regione, e qui si stabiliscono una serie di concetti. Vi trattengo 20 secondi sull'articolo 3. Allora, sull'autismo nello specifico esiste, c'è un'altra eccellenza della nostra regione, il centro regionale di riferimento per l'autismo. Questa struttura nasce già con la legge regionale del 97, quindi nel 1997 la nostra regione si è già dotata di una struttura di coordinamento importantissimo e viene potenziata dalla legge nazionale e viene rilanciata da questa delibera, questo regolamento regionale.
attribuisce a questa struttura dei compiti molto importanti a vario titolo, ed è la struttura di riferimento per l'autismo. Quindi quando sentite la parola autismo, chiunque esso sia deve transitare almeno una volta l'anno in questa struttura. Oltre, perché tante volte c'è una sorta di calvario che si innesca nelle famiglie, ed è quello di andare a Roma, poi a Calambrone, poi a Ferrara, poi al Bambin Gesù, poi a Genova, al Gaslini. In realtà tutte le cose che possono essere fatte altrove possono essere fatte anche nella nostra regione, nel nostro territorio. L'articolo 5 stabilisce e norma gli centri diurni, quegli cerchietti che vi ho fatto vedere prima, quelli esistenti e quelli da fare, e poi c'è l'articolo 7 che regolamenta la programmazione di terapie abilitative extramurali. Sostanzialmente si è riconosciuto, e questo si ricollega con quello che dicevamo prima dell'evento, ma anche all'intervento di Sara, si ricollega con la interdisciplinarietà nei territori e nei servizi esistenti. Cioè, se noi riuscissimo ad integrare in realtà esistenti personale qualificato, un bambino, un ragazzo e un adulto può essere perfettamente integrato in tutto ciò che esiste, con economie di spesa importanti, con opportunità di vita, il qualità della vita dell'utente, della famiglia notevole. Voi dovete sapere che esistono delle famiglie che da San Salvo tutti i giorni vengono a fare la terapia a Pescara per 45 minuti o per 90 minuti. È un'indecenza questa cosa. È stato ribadito perfino dal giudice, dal presidente del tribunale di Vasto, che ha specificato una sua ordinanza che questa cosa è assolutamente inaudita, inadeguata. Cioè, le prestazioni vanno legate sul territorio, non puoi deportare un bambino con queste difficoltà a 100 km di distanza perché la ASA non è in grado. Deportare, il termine giusto è deportare, perché l'hanno utilizzato in maniera inadeguata durante il sisma del 2009 per le famiglie da spostare, ma sicuramente le famiglie con autismo sono sempre terremotate, anche senza sisma, quindi deportate è giusto. E vi ho portato un esempio delle prime ordinanze, perché insomma vedere il sigillo della magistratura facendo un certo effetto, quindi questo è quello che abbiamo conseguito e quello che ha dato, se volete, in là alla definizione di ulteriori percorsi evolutivi della normativa in ambito territoriale. Questa è la prima ordinanza di quella di Teramo, 13 aprile 2017, e poi c'è la seconda, l'abbiamo fatto qui a Chieti. C'è una cosa, una considerazione personale: abbiamo incontrato nei vari tribunali tutti i giudici donna che abbiamo incontrato hanno affermato questo diritto. Un giudice di Pescara di sesso maschile non ha riconosciuto, e il presidente del tribunale collegiale di Vasto, che è un dottore, invece ci ha accolto. Quindi noi siamo per il sesso femminile, sicuramente è più attento, è molto più documentato e preparato. Un minuto di 60 secondi davvero per presentarvi questa, che è un'iniziativa, diciamo, non di corollare, insomma, un po' particolare. Siccome trasmettere alle nostre famiglie, alle istituzioni, al mondo che ci circonda, diciamo, l'importanza dell'autismo, la valenza, la difficoltà, insomma tutte le situazioni annesse, non possiamo sempre parlare di cose negative, perché poi dopo un po' diventa pesante, insostenibile. Allora ci siamo inventati uno strumento, diciamo, diverso, ed è un concorso riservato a tutti gli studenti abruzzesi, delle medie e delle superiori. Allora, per poter far comprendere la valenza di determinati principi, piuttosto che imporli e inculcarli in qualche modo, abbiamo pensato di fare un giro molto largo, quindi di prenderli da molto lontano e coinvolgerli in questo concorso, costringerli, tra virgolette, a riflettere su alcuni principi fondamentali, che sono stati quelli che con cui sono cresciuto, quello con cui, insomma, le vecchie generazioni hanno potuto apprendere cose che oggi non esistono. Cioè, ovviamente non vale il confronto con il problema tablet, però siamo perfettamente intesi. Allora, questo concorso intende proprio stimolare i ragazzi abruzzesi a partecipare, a mettersi in gioco, ma anche i docenti, le scuole e le famiglie, perché purtroppo questa necessità esiste anche su determinati sistemi che sono spesso un pochino accomodati su determinate situazioni che non sono più adeguati alla portata. Cioè, oggi un ragazzo che va a scuola non ha nella scuola quello stimolo che avevamo noi un tempo, che, diciamo, che ti fa apprendere. Quindi bisognerebbe cercare qualcosa di più anche da parte di chi è tenuto a fare determinate cose. È un'occasione informale, non c'è nulla di particolarmente
ufficiale, cioè è un concorso vero e proprio, ma insomma si può esprimere quello che più si ritiene opportuno senza nessun vincolo. Gli argomenti principali sono coscienza sociale, coscienza ambientale, ecologica, cultura della diversità, che significa tutte le disabilità, ma anche tutte le diversità. Se c'è un ragazzo di colore, se c'è un musulmano, se c'è qualcuno che ha una condizione, diciamo, sociale particolarmente disagiata. Quindi tutte le diversità hanno un valore e in questo modo vogliamo stimolare a far emergere queste particolarità. E poi ambito personale, cioè se un ragazzo ha un'ambizione, un desiderio, una prospettiva, vuole fare qualcosa, se lo racconta probabilmente riesce a comprendere meglio anche se stesso. Gli argomenti sono molto vari, quindi è sicuramente facile per uno di quei, insomma, per uno studente di partecipare. Lo step importante è registrarsi al concorso, quindi andare sul sito, cercate in mille modi, su Facebook, su Instagram, su Google, su delle parti, arriverete sicuramente qui e attraverso un sito dedicato lo studente può registrarsi in autonomia, con o senza la disponibilità della scuola. Entro il 31/12/2018, dopodiché si aprirà la parte per l'invio dei componimenti che è permessa fino al 28 febbraio 2019, e dopodiché al terzo step i migliori verranno chiamati in nomination, che è un nome che va tanto di moda, fa tanto attivo all'Aquila, quindi li chiameremo lì e verranno premiati i migliori. Abbiamo previsto dei premi, questa iniziativa è tutta a nostro carico, è tutta sostenuta da Autism Abruzzo Onlus utilizzando i fondi del 5x1000 che abbiamo ricevuto lo scorso anno relativo all'anno 2016. Abbiamo stanziato da 10 a 15 mila euro per fare tutto questo. Premiamo i primi con una vacanza di un fine settimana all'Aquila se vengono dalla costa, se sono aquilani li mandiamo sulla costa. Secondo premio, insomma, troverete tutto quanto poi descritto qui, e tutti i vincitori avranno erogati nelle rispettive classi un percorso formativo di pronto soccorso, perché abbiamo scoperto, sulla nostra esperienza, che la metà dei bambini con autismo sono anche epilettici, hanno delle crisi, possono avere delle crisi, e la scuola purtroppo spesso non è pronta ad affrontare queste situazioni. Quindi questo cerchiamo di lanciare anche un messaggio, diciamo, positivo in questa direzione. Sostanzialmente non vogliamo fare nulla di particolare, vogliamo solo costruire un futuro migliore, partendo dai più deboli, ma proiettandolo a tutti quanti, quindi insomma, siamo abbastanza ambiziosi. Grazie per l'attenzione e se volete potete sperimentare il QR code che vi porta direttamente alla pagina del concorso. Grazie per l'attenzione. Trattare un argomento delicato ma positivo, come tu stesso hai detto e come fai sempre. Ovviamente penso per tutti noi qui presenti sia, diciamo, quantomeno curioso sentire che un dottore dell'UVM debba essere in qualche modo stimolato, bisogna pretendere qualcosa che è previsto, così come ancora peggio che bisogna provare a costringere le amministrazioni ad attuare le leggi. Diciamo che la informazione e formazione a cui hai fatto riferimento all'inizio di questo tuo prezioso intervento probabilmente sono alla base di tutto questo, e eventi come questo di oggi mi auguro che ce ne saranno anche tanti altri in futuro, perché è proprio da qui che dobbiamo partire, dalla formazione e dall'informazione. Ovviamente, così ti ringrazio ancora, passiamo anche all'argomento successivo con Katia che è qui presente. Tutti i nostri figli, i nostri parenti, tutti gli studenti e gli scolari con disabilità o meno sono all'interno di alcuni ambienti. Ovviamente chi ha disabilità certificate e riconosciute ha anche delle esigenze in più e quindi serve maggiore attenzione, ma diciamo in tutte le scuole sono presenti comunque forme di disabilità, per cui l'argomento va esteso in generale a tutti coloro che sono all'interno degli ambienti scolastici, aggiungerei degli edifici pubblici, ma di quello poi magari ne parliamo dopo. E i nostri ambienti scolastici devono essere sicuri, e non è detto che non possano esistere ambienti sicuri nel centro delle città e non soltanto. Quindi passo la parola a Katia che ci racconterà qualcosa. Puoi scegliere destra e sinistra. Allora, io ho scritto tanto, ho scritto tantissimi fogli, perché comunque parliamo di scuole, parliamo di dati, parliamo di relazioni tecniche, però sentendo loro, adesso qualcosa lo dico spontaneamente. Allora, vabbè, il nostro comitato è nato dalla preoccupazione di mamme, di tante mamme inizialmente, che poi, man mano che gli eventi sismici sono scemati, anche la presenza di mamme è scemata.
diciamo così, nel comitato. Noi siamo preoccupati perché dobbiamo lasciare i nostri figli in scuole veramente poco sicure, e parliamo di non solo di Chieti, dell'Aquila, ma parliamo veramente del centro Italia. Parliamo di tutto il centro Italia, e tanti sono, infatti sono nati tantissimi comitati per questa paura. E il fatto che noi ci siamo informati da subito, abbiamo fatto una richiesta agli atti, e da questi atti abbiamo ricavato questi indici. E cosa ce ne facciamo di questi indici? Nulla, anche perché onestamente sono pessimi. Per cui abbiamo capito che bisogna andare oltre, bisogna cercare innanzitutto di migliorare i nostri piani di evacuazione. Dall'evacuazione si può partire con tanta prevenzione, la conoscenza di un'emergenza, la conoscenza del problema, la consapevolezza porta a una gestione migliore di una situazione del panico, e questo fa sì che magari un soccorritore possa occuparsi di chi ha più necessità in questi momenti, scusate. E loro sono ottimisti, però sì, no, effettivamente, ripeto, no, io sono diventata pessimista, perché qui le mamme sorgono, si muovono soltanto al momento della scossetta, onestamente è così. Noi in tante volte alla fine ci siamo dovute dire: ok, preghiamo che faccia una scossa, e vedi quante persone vengono a convegno, ok, vedi quante persone si interessano all'argomento scuola, perché l'argomento scuola è veramente vasto. Uno, le scuole sono nel centro città, per cui perché io dovrei mai spostarmi e portare mio figlio in periferia, perché lì è la scuola sicura, quindi si tratta di uscire mezz'ora prima e portarlo lì, e la scuola sicura quando c'ho sotto casa. Quindi la gente è una mentalità nettamente sbagliata quella che abbiamo. Ripeto, si attiva soltanto al momento della scossa, una mentalità dove tutti fanno: ah, c'è il comitato, cosa avete fatto voi? Nulla, cioè non è che noi mamme possiamo far sì che qualcuno aggiusti le scuole o possiamo richiedere fondi. Noi non possiamo, noi l'unica cosa che abbiamo, dove puntiamo tanto appunto, sono queste prove di evacuazione. Insieme, in collaborazione con l'associazione regionale, puntiamo anche a prove di evacuazione dinamiche, che sarebbe per far sì che in una giornata in tutto Abruzzo tutte le scuole provino questa evacuazione. Questo perché? Perché poi ci si rende conto che le scuole si trovano nei centri cittadini, uscire in un centro cittadino, ad esempio qui a Chieti, mettiamo l'industriale che ha una capienza di 1700 studenti, e si ritrovano in un vicolo strettissimo, per cui ok, si salvano dall'uscire dell'edificio, ma poi si trovano in strada, la strada è stretta, possono cadere cornicioni, può succedere di tutto. Ricordiamoci che in quei momenti ci troviamo a gestire una situazione di panico, e quindi non è facile mettere tutti in sicurezza, tutti allo stesso modo, e soprattutto non è facile nemmeno seguire il disabile se ci vogliamo riallacciare. Viene sempre lasciato, sì. Non viene manco considerato. Non viene nemmeno considerato, sì, esatto, perché noi le abbiamo fatte delle prove, mi dispiace non aver portato il video, abbiamo fatto delle prove, veramente in quel caso eravamo tutti preparati, compresi gli studenti erano preparati, per cui la cosa è uscita benissimo, però è vero, purtroppo in una gestione di panico si viene il disabile. Sì. Perché se vede tutto questo movimento strano. E allora puntare con una frequenza costante e continua nelle scuole alla formazione della gestione dell'emergenza, perché noi ci dobbiamo mettere in testa che ormai dal 2009 in poi l'Appennino è in continuo movimento tellurico, per cui non dobbiamo sottovalutare, dire ok, ma sono due anni che non lo fa, siamo a posto. Non possiamo prevederlo, e poi veramente ultimamente la terra si muove tanto, per cui formare i bambini, partiamo dai bambini e poi finiamo ai ragazzi, fa tanto ed è quello a cui puntiamo noi, perché è necessario la formazione, l'informazione è necessaria, la conoscenza è completamente necessaria, è il punto di partenza per metterci in sicuro, visto che non è facile ottenere scuole sicure. Tornando a Chieti, possiamo dire che a Chieti gli edifici non sono di recente costruzione, no? E sono formati da diversi blocchi in cemento armato, blocchi
Anverchi, blocchi muratura. E essendo di una mola abbastanza grande, in tutti i dati che mi sono un po' persa, gli indici insomma di vulnerabilità di questi edifici sono abbastanza bassi qui a Chieti. Sono solo 5 edifici per le scuole comunali adeguate su 40 e solo un edificio per le scuole provinciali, soltanto le professionali. Soltanto le professionali sono state adeguate. Pensiamo che il MASCI non ha la sede dal 2009, sarebbe il CEO scientifico. Non ha la sede e sono ospitati così nel seminario, per cui là Dio li protegge. Così. Così ci dicono. Così ci dicono. Ecco, esatto, così ci è stato detto, dice, guarda, lì sono protetti da Dio, ok? Invece l'istituto d'arte, dove è crollato un cornicione con i ragazzi dentro, è stato per un periodo nel seminario e adesso ha avuto una sede. Effettivamente qua a Chieti la situazione è veramente pessima e ripeto, il mio pessimismo prosegue dal fatto che a nessuno importa, questa cosa non interessa a nessuno, che non a 3-4 mamme, 5 mamme che si preoccupano, che continuano a scrivere, che abbiamo anche noi la nostra pagina Facebook, abbiamo anche noi il nostro blog, però nei momenti dove tutto tace, ripeto, tutto continua a tacere. Cioè, una domanda. Lei ne parla in piccolo, parla di mamme, ma le mamme di fronte a una situazione del genere io credo da sole possano fare poco. Quindi io da cittadino, da mamma, chiedo, sicuramente avrei chiesto a livello nazionale, a livello europeo, possibile che dinanzi a questi dati oggettivi non si possa fare nulla? Il fatto è che non c'è nemmeno una legge che prevede sanzioni né per i presidi né per il comune, non c'è una normativa che preveda sanzioni, per cui andare dai presidi e dire ok, chiudi la scuola, non è sicura, non è possibile, il preside non si assume la responsabilità. Lo potrebbe fare il sindaco qui l'ha fatto a Chieti nel 2009, ha chiuso un mesetto e poi riaperto, ma però non è che così si risolve il problema. Noi, oltre a puntare, rinnovo e continuo a ribadire, nelle prove di evacuazione costanti e continue, puntiamo a una legge che dia delle sanzioni a qualcuno, perché adesso non è previsto nemmeno un responsabile. Non è previsto un responsabile, per cui manca una normativa di base. Ma voi, a livello di idoneità degli istituti e quant'altro, avete un carteggio che vi dice? Noi siamo andati, abbiamo seguito con frequenza settimanale tutta la provincia, tutte le scuole della provincia. Una certificazione proprio. Poi dopo rispondo anch'io a tutte le stesse domande che state facendo. Sì, perché lui è un ingegnere. No, però ascoltiamo prima il parere del comitato, perché è dentro. Noi siamo andati dalla provincia quotidiana, una volta a settimana, con cadenza a settimana, a sapere come sono state messe tutte le scuole. E gli dico anche che al primo incontro, onestamente, ho detto, chi me l'ha fatto fare? Mi veniva da piangere, ve lo assicuro, mi veniva da piangere per aver messo al mondo 3 figli, per darmi questo mondo, a me mi veniva da piangere. Per cui sì, noi abbiamo una relazione, noi abbiamo tutti gli indici, sia delle scuole comunali che delle scuole provinciali. Ma ripeto, non è che ci facciamo granché. Innanzitutto incontriamo tanta opposizione da parte veramente dei genitori e non dei ragazzi. Anzi, i ragazzi degli industriali ci hanno contattato tempo fa per fare un evento, per continuare a sensibilizzare. Sono proprio i ragazzi, loro hanno paura di stare dentro quelle scuole. Purtroppo invece noi genitori lavoriamo, è l'unico posto dove sbarcarli a scuola, per cui in un certo senso ci adeguiamo a questo sistema. Ripeto, purtroppo l'attenzione si accende soltanto quando arriva la scossetta, dura una settimana questa attenzione, questo grido e poi muore lì. Interagiamo, Dario, prego, sì, prego. Non posso. Allora, intanto sono contento di essere capitato vicino a Katia, che è pessimista e ottimista, e quindi ci bilanciamo, sennò diventa io vado troppo in alto e lei magari ci deprime troppo, quindi così ci siamo perfetti. Allora, è abbastanza emozionante e struggente ascoltare quello che racconta Katia, che sembra un revival dell'esperienza guinale del 2009. Cioè io ho
mi confrontavo prima con lei, la mia seconda figlia, Val Cotugno, che è l'unica scuola che è stata chiusa perché il prefetto, cioè il sindaco si è imposto, il preside ha voluto verificare il coefficiente di vulnerabilità ed è 0,24, e significa che solo uno ti garantisce la sicurezza assoluta. Man mano ti avvicina allo zero è pericoloso. Okay. Allora, dopo una serie di vicissitudini che è transitata addirittura nel TAR, quella scuola è stata chiusa. E l'unica soluzione che è stata fatta finora è che quei 1200 ragazzi sono stati sparpagliati nella città con un disagio pazzesco. Quindi il comitato è importante. Come si può intervenire, come diceva la signora, cercando di far crescere sempre più il comitato e fare delle proposte concrete rivolte alle istituzioni, che sono anche lì frastagliate, che sono alcune competenze del comune, alcune sono della regione, alcune sono finanziamenti nazionali, è un ginepraio di situazioni, ma se si riuscisse a mettere insieme comitato da Milano, quello di Chieti, e fare uno regionale, uno competente, con il supporto di esperti, allora probabilmente, però è un processo molto lungo, richiede davvero molti anni. La cosa che io non ho mai accettato sull'Aquila, non accetto qui, è che in tutto questo scenario non c'è mai stato nessuno, nonostante la norma esista, che abbia pianificato interventi adeguati per la messa in sicurezza e per la gestione dell'evacuazione degli studenti con disabilità. Cioè fisicamente mia figlia va ancora a scuola, sono fortunato, la mia prima figlia disabile autistica che va a una struttura provvisoria, un MUSP che io benedico, che è sicura, però se fosse una scuola che non è sicura non ci sarebbe un piano di evacuazione specifico per Virginia, quindi è una cosa che assolutamente non va lasciata così. Quindi noi incitiamo chiunque abbia, noi siamo tre associazioni, siamo tre realtà che non hanno nulla a che fare con le istituzioni, ma sono al fianco per dare delle indicazioni, per dare dei suggerimenti e dare delle esperienze dirette e concrete e condividerle. E fare forza comune, le 180 famiglie con autismo servono per darci forza e pretendere determinate azioni. Se le mamme diventano, se le famiglie diventano migliaia, a un certo punto un determinato effetto sull'istituzione arriva. Al lento, diciamo, ci vogliono anni, ma si arriverà a qualcosa di concreto. Molto di più ci potrà dire sicuramente Michele. Sì, prima qualcos'altro, prima però lascio un attimo la parola a Sara che poi deve scappare, l'aveva dichiarato. Sì, velocemente volevo riallacciarmi al discorso di Katia Leone e vi saluto intanto perché poi io lascerò la sala e devo rientrare sul mio territorio. E, rispetto a quello che dicevamo del comitato, io mi sento semplicemente di dire, perché l'abbiamo vissuto anche noi sulla testa, ma penso che tutte le amministrazioni comunali vivono la nascita di continui comitati e spesso purtroppo si fa confusione con chi porta avanti delle idee e delle proposte concrete, con chi invece vuole soltanto mettere in discussione il buon operato anche delle amministrazioni. E io sono sicura, a meno che insomma parliamo di qualche patologia psichiatrica, che nessun amministratore voglia il male dei propri cittadini o comunque dei ragazzi. Spesso non si hanno le capacità o non si hanno le risorse e queste due cose non coincidono in un momento contingente che purtroppo insomma negli ultimi anni ci lascia tutti estremamente, ecco, come dire, senza parole, perché comunque non arrivano grandi risorse da chi noi ce le aspettiamo, sia dallo Stato centrale che dalla regione. Insomma, ci sono tutta una serie di problematiche che viviamo. Però io continuo a sostenere tutti coloro che come voi portano avanti iniziative, quella di un comitato insomma, per le scuole sicure che va ascoltato e vanno cercati momenti di confronti sani. Purtroppo qua è un continuo mobilitarsi per tutto e allora spesso magari chi ha una bella idea o perlomeno chi si pone in un certo modo viene messo al pari di chi magari vuole soltanto fare baccano, e questo è qualcosa che dobbiamo imparare anche come amministratori a saper riconoscere, quindi un invito che faccio a chi vive il mondo delle amministrazioni. Rispetto a far crescere la voglia anche di avvicinarsi da parte delle famiglie, io vi invito a coinvolgere tanto i ragazzi. Io non so i figli di chi ha fatto nascere il comitato quanti anni hanno, però per esempio per chi fa le medie, chi fa le superiori, cioè motivare questi ragazzi a fare delle battaglie per una cosa che è loro,
secondo me smuove un po' di più gli animi di chi deve prendere delle decisioni, perché oggi spesso noi ci sostituiamo in toto a coloro che invece nelle scuole hanno fatto le vere rivoluzioni, ma quelle buone, non le rivoluzioni per le stupidaggini. Cerchiamo di avvicinare di più i ragazzi, io vi invito a fare questo, e se avete bisogno del nostro supporto, noi siamo pronti anche in questo, insomma, come associazione. Il lavoro educativo che si fa con i ragazzi può spaziare su tutto, anche nel far nascere in loro la passione per difendere un loro diritto, perché ci siamo dimenticati di trasmettere pure questo ai nostri ragazzi. E quindi ben vengano queste iniziative, insomma. Ti ridò il microfono, ci tenevo a dire che ne abbiamo parlato un po' all'inizio, ma lo scopo di momenti come questo è proprio perché nascano delle integrazioni importanti, delle interazioni fra varie associazioni, perché sembra che si parli a volte di argomenti distanti fra di loro, ma in realtà stiamo parlando esattamente della stessa cosa. Quindi è proprio da queste collaborazioni che si arriva a progetti virtuosi, ovviamente lungimiranti, e a soluzioni anche innovative, perché no? Perché tante volte il tradizionale e i tempi del tradizionale non portano al risultato atteso. Prima che prendo parola, volevi dire qualcosa? Allora, le mamme si preoccupano quando c'è qualche scossa. In generale, tutti qualsiasi problema che riguarda l'uomo non esiste fin tanto che non lo riguarda direttamente, cioè questo nella natura, dal più grande al più piccolo. Per assurdo, anche io conosco l'Aquila, perché ci vivo, e molte persone sono già dimenticate del terremoto, l'hanno vissuto, sono state mandate fuori casa, hanno avuto momenti disperati e oggi già si sono dimenticate. Quindi, diciamo, è anche piuttosto breve il periodo di dimenticanza. Così come, giustamente diceva prima Katia, noi come comitato non possiamo probabilmente aggiustare scuole o chiedere fondi. È vero, come comitato, come soggetto giuridico, forse non siete deputati a fare questo, però già il fatto che oggi siamo qui in un momento pubblico, alla presenza comunque di tante persone che sono venute a venire ad ascoltarci, oltre che di tutto il mondo che c'è dietro le telecamere, è importante, perché vuol dire che c'è qualcuno, e sto parlando di tutti noi qui presenti, che ha cominciato a capire l'importanza degli argomenti di cui ho trattato. Per fortuna non abbiamo iniziato da oggi, da un po' che si portano avanti i discorsi. Ma il da fare è lungo. Ringrazio la domanda della professoressa Isa, che prima ti ha detto cosa si può fare in termini di responsabilità, di normativa e quindi anche di sanzioni. Si è parlato anche di questo. Ripeto, un attimo di attenzione su questo argomento. Parlare di sanzioni nei confronti di un dirigente scolastico, un amministratore che gestisce un patrimonio pubblico, un qualsiasi soggetto che in un certo istante della sua vita assume per ruolo istituzionale la gestione e quindi la responsabilità della vita di un immobile, diventa pericolosissimo nel momento in cui una normativa del genere entra in vigore. Questo che vuol dire? Non vuol dire che a prescindere non ci debba essere il problema. L'esempio delle autostrade, che non c'entra niente con gli immobili, ma sono pur sempre infrastrutture in qualche modo pubbliche, è emblematico. Tutto funziona regolarmente, cade un ponte, fanno in qualche modo un'azione di forza, di minaccia, di condanna, di indagine nei confronti di chi avrebbe avuto quella responsabilità. Nel dubbio, in A14 oggi ogni viadotto è un monocorsia, ma non perché sotto stanno lavorando, perché sì, divento responsabile, allora intanto mi metto in sicurezza. Ma c'è un problema su quel viadotto? Non lo so, però visto che tanto, intanto mi metto in sicurezza. Terremoto dell'Aquila, il Comitato Grandi Rischi fa il vago errore di dire non vi preoccupate, terremoto, muoiono 311 persone, succedono cose devastanti. Da quel giorno provate a chiedere al Comitato Grandi Rischi che ne pensi di... Non lo so, che ci state a fare lì? Non lo so, se la reazione è che un luminare, uno scienziato dice un parere e dopo 5 anni viene indagato, condannato, paga lui perché Nostro Signore ha voluto fare un terremoto, il giorno dopo le istituzioni rispondono: ah sì, è colpa mia se c'è stato il terremoto, è colpa mia se c'è stato il maremoto, è colpa mia se quell'edificio nel quale da oggi sono amministratore, non da 50 anni, è caduto all'evento sismico. Non è colpa sua. Il problema è un altro, anzi, il potenziale è un altro, quello che c'è da fare è un altro. Più che guardare la normativa, le sanzioni, i problemi di chi è la colpa, di fronte agli eventi naturali la colpa non è di nessuno. Quello che si può fare è prendere i fondi che ci sono, mi aggancio un po' al tema
del mio piccolo intervento, non andremo molto avanti, e gestirli in una maniera opportuna. Faccio un esempio concreto. Nel comune di Chieti, anche il comune ha un ruolo importante in questo e lo ringraziamo, ci sono dei dati. Questi dati, più o meno allarmanti, ci dicono che gli immobili sono in un certo stato. Alcuni sono molto allarmanti. Sono in un certo stato. Ecco, Z0 vuol dire che se c'è un terremoto non è che c'è la probabilità, è sicuro che quell'edificio cade. Poi esce l'articolo di giornale e dice: ci sono 47 milioni di euro destinati al miglioramento, cioè a mettere un po' meglio 15 edifici scolastici sparsi a macchia di leopardo, scelti con criteri ignoti, in tre province, comunque insomma nell'Abruzzo, uno a Chieti, uno a Pollutri, uno a Scerni. E uno guarda e dice 47 milioni, al che l'esercizio che abbiamo fatto noi che gestiamo patrimoni immobiliari pubblici, abbiamo detto: ma quante scuole ci sono in tutto l'Abruzzo? Tutte le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili fino alle superiori, sono 1606. Un'indagine di vulnerabilità sismica, parolaccia, quello che ci arriva a dire come sta l'immobile, costa mediamente tra i 20 e i 30 mila euro a fabbricato, a seconda delle sue dimensioni, con una media di 25 mila euro a fabbricato. Con 47 milioni si sa nel giro di un anno e mezzo, chi dice che serve più tempo è perché non è capace di farlo, si sa esattamente come stanno davvero tutti e 1606 gli immobili, tutti. Allora la domanda che qualcuno si fa è: perché sceglierne 15? Migliorarli, neanche adeguarli, neanche portarli a quel numero 1 che vuol dire che sono esattamente a norma, andarci vicino con un percorso che porterà fra vari anni ad avere 15 su 1606 immobili adeguati. Ci sono dei criteri e il ruolo delle istituzioni quale dovrebbe essere diverso. Ora io vi faccio una domanda. Se voi aveste, come molti di voi hanno, un figlio all'interno di una scuola ed esce l'articolo di giornale nel quale c'è scritto che nella scuola a fianco, che è un'altra, stanno per spendere 4 milioni di euro, faccio un esempio, per migliorare le caratteristiche dal punto di vista sismico, e qui a Chieti è accaduto. L'industriale, se non sbaglio, che sono state 10 milioni di euro. E a fianco l'artistico? No. Allora, voi avete un figlio all'artistico, vedete sull'articolo di giornale, e non aver fatto esempio, me ne fatti lei, e quindi li prendo, 10 milioni di euro per sistemare una scuola. Ok? Voi come vi sentireste a sapere che non sapete neanche come sta la scuola di vostro figlio? A sapere che non c'è una progettualità di lunga durata, per questo non bisogna andare necessariamente a trovare oggi responsabilità di eventi naturali, perché lì non risponde nessuno a quello, la natura ne risponde. Perché invece, e forse appunto questo dovrebbe essere il ruolo delle istituzioni, non si impegnano i fondi, e ce ne sono tanti, per fare una progettualità di lunga durata, di lunghissima durata, nella quale a valle di queste indagini, che per come sono state fatte oggi non portano al risultato atteso, e cioè queste indagini dovrebbero portare con la giusta spesa, parliamo di quegli ordini di grandezza, a sapere non solo esattamente in che condizioni è quell'immobile, ma anche a sapere quanti soldi servono più o meno esattamente per adeguarlo, non migliorarlo, adeguarlo alla normativa. Cioè, in caso di evento sismico, l'edificio non cade, si danneggia, le persone escono con un buon piano di evacuazione, escono tutti sani. Perché non facciamo prima un'indagine vera su come stanno tutti i 1606 gli immobili, le scuole, tutte? A quel punto avremo una lista esatta di quanti miliardi, centinaia di milioni sicuramente, ma credo miliardi di euro, servono per sistemare le scuole. Perché nessuno lo fa, non perché non ci pensano, qualcuno ci ha anche pensato, ma hanno paura di fare questa cosa. Domanda mia è: perché? Perché non si può andare in Europa, in un governo,
a dire mi servono 3 miliardi di euro. Cioè, ma allora servono tutta Italia? Sì, servono tutta Italia, mica solo in Abruzzo. Servono X miliardi di euro. Che vogliamo fare? Vogliamo in 20 anni provare a studiare un percorso per adeguare tutti questi edifici con un tot di fondi l'anno? E come scegli la priorità? La domanda che fa qualcuno è da quale scegli? Io sarei curioso di capire quei 15. E come fai a scegliere da quali cominciare? Non è difficile. C'è un organo che si chiama Dipartimento di Protezione Civile all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che per natura è deputato a dire come sono messi gli immobili. Gli si fa una lista dei 1.606 risultati fatti come si deve, con i soldi che abbiamo, neanche dobbiamo stare a cercare. E gli si dice, cari signori, voi massimi esperti del settore, ci fate un ordine di priorità. Loro lo devono fare. E lo faranno con gioia, vi dirò di più, perché ci sono accordi quadro già siglati tra alcune amministrazioni e loro per fare questa cosa, su altri tipi di immobili pubblici, non sulle scuole. Lo faranno con gioia. A quel punto, in base alle priorità, si stabilirà quanti fondi servono realmente per sistemare tutti gli immobili che hanno un certo problema. Non solo 15, non solo 20, non solo 50. Perché la signora che ha i figli nell'artistico deve capire perché è stato scelto prima un altro istituto e poi il suo. Come si sente secondo voi quella donna? Come mi sentireste voi? Io lo so come mi sentirei, perché ho 2 figli piccoli. Quindi prima di dare i numeri, chi li dà dovrebbe anche preoccuparsi delle reazioni. E allora, dopodiché chiudo, eventualmente lascio la parola di nuovo a loro se vogliono e anche a tutti voi, perché mi farebbe molto piacere condividere pensieri in questo senso. Il ruolo delle istituzioni quale dovrebbe essere, che è l'argomento da tecnico che io sto portando in questo piccolo contributo. Il ruolo dovrebbe essere quello di non aver paura di pianificare su una lunga, se serve lunghissima durata, un percorso, perché i soldi che servono sono tantissimi, quindi è inutile fare interventini a macchia di leopardo che hanno tutt'altro scopo. Bisogna fare una progettualità seria, senza dare oggi probabilmente responsabilità a nessuno, ma interpretando le normative che esistono nel migliore dei modi per la salute dei nostri figli. Mi piace molto l'idea anche di Sara. Oggi nelle scuole superiori, in realtà è sempre stato così, i ragazzi sono pronti anche alle rivoluzioni, se serve, perché hanno quella età che gli consente di essere ormai perfettamente a conoscenza di come funziona il mondo, perfettamente in grado di sapere tutto. I social, anche purtroppo per certi aspetti, ci preparano a questo. I ragazzi dai 13 ai 18 anni sanno tutto, tutto. Se non portiamo loro ad essere interessati a fare battaglie a sostegno del loro futuro, perché di questo si parla, sono i 18enni che devono sapere che fra 20 anni avranno figli che saranno nella loro stessa scuola, dall'asilo alle superiori, e sono loro a dover volere che oggi ci sia qualcuno nelle istituzioni che prenda questa idea e la veicoli verso un progetto ventennale, trentennale, cinquantennale, quello che sia, ma bisogna credere in questo progetto, non in una soluzione di rimedio che ci porterà fra 2 o 3 anni, forse, se nel frattempo i soldi non vengono distratti da altro e se mai esistono, a sistemare qualche decina o poche scuole e le altre che hanno fatto di male. Allora, secondo me, il ruolo delle istituzioni dovrebbe essere questo. Io non mi dilungo perché sennò chi mi conosce sa che parlerei fino a dopodomani. Grazie, grazie Sara. Grazie. Ciao. E vorrei in realtà lasciare la parola a tutti voi presenti nella sala, che ringrazio ancora per essere qui presenti, e a Katia se vuole aggiungere qualcosa, perché in realtà ci siamo intromessi nel suo intervento, ma tante volte l'interazione è anche bella per questo, perché ha dato risalto alle sue parole. Probabilmente è riuscita a scatenare l'entusiasmo, diciamo, di chi ascolta e di noi che abbiamo voluto integrare, aggiungere qualcosa provandoci a quello che ha detto. Quindi ripasso la parola a loro, la ripasso a voi tutti e di nuovo vi ringrazio. Posso concludere dicendo che da un paio d'anni, da quando sono sorti questi comitati locali, indicativamente da dopo il terremoto del gennaio 2017, e l'unica cosa che abbiamo ottenuto e per noi è stata molto fondamentale è il fatto che ad oggi ovunque si parla di scuole sicure. Prima non era menzionato,
dal 2009 soprattutto, dal 2002 quando ci sono stati i morti di San Giuliano, non era menzionato il discorso di scuole sicure, non erano menzionati questi indici di vulnerabilità e non erano nemmeno previsti. Per cui piano piano la speranza si sta accendendo, la speranza appunto di portare una luce nel futuro. Noi ci continuiamo, anche se sono pessimista, ma noi continuiamo. Non ti preoccupare, ci siamo noi. Continuiamo a portare avanti questo progetto, perché siamo intenzionati, ci vuole. Io ho tre figli, hanno 9, 11 e 13 anni, magari non riesco per loro, ma magari per i miei nipoti, ce lavoriamo. Domande? Leo, ti vogliamo qui a dire qualcosa? Cioè, se vuoi io ci sono la telecamera. Sì, grazie. È stato molto bello quello che è stato detto. Io volevo solo dire una cosa. Io ho 5 anni, ho fatto l'assessore al comune di Guardia Carina. Abbiamo chiuso una scuola. Vieni a sedere qua. Abbiamo chiuso una scuola a Guardia Grera per problemi strutturali dell'immobile e l'abbiamo spostata, abbiamo spostato provvisoriamente i ragazzi, riaggiustata e abbiamo iniziato a fare alcune verifiche su altre scuole. Se avete risultati forse probabilmente no, ok. Abbiamo trovato alcuni problemi su alcune scuole, una in particolare. Allora abbiamo chiesto al governo dei fondi per realizzare la nuova scuola, perché non siamo tanto per le pezze, più che altro l'importante è l'intervento da fare. Allora, non trovando un riscontro, ci siamo guardati un po' intorno, abbiamo trovato un'altra soluzione, che è quella del project finance. Abbiamo trovato un costruttore. A lui lasciamo un'area dove realizzare un complesso di mobili civili e lui in cambio, prima di iniziare lui la realizzazione, ci realizzava la scuola nuova. Portato in consiglio questo progetto, quindi era la soluzione migliore perché scuola nuova, immediata, tutti i moduli antisismici, veramente un progetto anche bello architettonicamente. Purtroppo è nato un comitato che ha fatto saltare tutto il progetto. Noi non siamo riusciti a fare questo perché, uno, secondo me è mancata tantissimo la comunicazione. Infatti, bravi voi che fate questo e questo incontro qui che è stato fatto oggi, secondo me bisognerebbe allargarlo molto e farne veramente tanti, perché purtroppo di problemi ce ne sono. E lì, tuttora, a Guardia Grera c'è ancora quella scuola lì, dove io personalmente i miei figli non ce l'hanno. Non ho figli per il momento, quindi, però probabilmente ce l'hanno. Comunque, bravi davvero, complimenti per l'intervento, anche sul sociale potremmo dire tanto. Ma posso chiedere? Guarda su. Sì. Per quanto riguarda la motivazione che hanno avuto il comitato, qual è stata? Perché andavamo a fare una colata di cemento. Dove c'è una scuola, tra l'altro. Dove significa? Esatto. Quello che fa piacere è sapere che in questo caso si è mossa l'istituzione. Non aspettate i ragazzi che fanno le cose. Sì, è la bocciata. Quello che fa arrabbiare è che la bocciata al cittadino. Un'istituzione intelligente deputata a fare quello che... In primis questo deve accadere. E passando un attimo all'argomento sociale, volevo anche una chicca dell'assessore Federica Montanaro, qui presente, del comune di Casalincontrada, che invito a salire sul palco, perché ci teniamo. Grazie a te. Poi dopo chiudiamo, è promesso. Buonasera, grazie della parola, ingegnere. Presidente Dario, Katia, io vi voglio ringraziare perché fate un lavoro importante che a nome di amministratore devo dire se non ci foste voi sarebbe ancora più difficile. Noi abbiamo
come amministratori, parlo a nome di degli amministratori perché penso che il problema sia comune. Abbiamo difficoltà perché le persone vengono da noi, diciamo, alla fine è molto difficile dargli una mano e il problema sono sempre i fondi. I fondi di bilancio sono sempre pochi e aiutarli in tutte le loro esigenze diventa difficile, però ci se la fa in tutti i modi, come amministrazione di Casa d'Incontrada. Il nostro bilancio, la metà del nostro bilancio è interamente dedicato al sociale, ai bambini disabili, all'integrazione scolastica. Il nostro sindaco è speciale per questo, non c'è un bambino che ha lasciato fuori da questo punto di vista, infatti doveva venire, voleva dirvelo voi di persona, ma purtroppo altri impegni l'hanno tenuto lontano da questo. E quindi un ringraziamento per il lavoro che fate su tutto il territorio, spero di avervi anche a Casa l'Incontrada e soprattutto ho preso di questo bel concorso che riporterò alle mie scuole sicuramente, alle insegnanti, alla preside, e spero che l'ingegner Michele farà nel prossimo futuro, ce lo auguriamo, queste idee, perché il problema più grosso per quanto riguarda le scuole sono sempre le stesse, i fondi, ma il più importante di tutti è queste famose compartecipazioni che chiedono a noi amministratori. Che sono le compartecipazioni? L'assessore lo sa, l'ex assessore lo sa. Ci chiedono il 20%, il 30%, ma se noi diamo il 20, il 30% per compartecipare, come diceva prima l'ingegnere, cioè facciamo invece un'analisi, fatela voi l'analisi, non che la dobbiamo fare noi con la compartecipazione, cioè facciamo degli step fatti meglio e di conseguenza noi la nostra compartecipazione, abbiamo tante altre esigenze, le diamo al sociale, perché la priorità di tutte le amministrazioni, come diceva prima la dottoressa Cappellone, a meno che non c'è un sindaco che non vuole male al suo territorio, investono tutti sul sociale. In effetti viene meno, ma questo a partire dai governi centrali più o meno, la cultura viene quella messa un po' da parte, il sociale dove si cerca di investire di più, e quindi ecco, trovare una soluzione, una via di mezzo dove si investe sia sulle infrastrutture prima di tutto, ma per quanto mi riguarda mi auguro che lo fanno tutte le amministrazioni, investire sul sociale il più possibile. Quindi di nuovo grazie, di nuovo per la bella iniziativa del concorso, ripeto, che voglio riportare, sicuramente farò partecipare i miei bambini, e grazie ancora della parola. Giusto a titolo informativo, nella seconda settimana di gennaio, insieme a diverse persone amiche, qualcuno anche qui presente, sarò all'Europarlamento perché abbiamo più persone che ci aspettano, con le quali andremo a studiare insieme degli scenari futuri di finanziamento, sia diciamo del miglioramento degli edifici pubblici in generale, ma anche scolastici, e sia in ambito sociale. Quindi poi magari dopo questo incontro vi saprò anche fornire delle idee, diciamo, di prospettive di finanziamento in questi ambiti e non soltanto, quindi ecco, ci teniamo soltanto a raccontarvi anche questo. Bene, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, ovviamente siamo a disposizione, altrimenti io vi ringrazio. Uscendo c'è un piccolo rinfresco di saluto, potremo fermarci lì e aggiungere qualcosa e parlare. Grazie a tutti.